Ciao, oggi ti parlo di un coltello che secondo me è uno fra i migliori al mondo. È il coltello di Takayuki Shibata, è il Type 3 ed è un gyudo. Cosa vuol dire gyudo? Sostanzialmente è un trinciante, l'equivalente del nostro coltello da chef. Passiamo subito alle specifiche. La lunghezza del tagliente è di ben 24 cm, la lunghezza del manico è di 14 cm per una lunghezza complessiva di 39 cm. Lo spessore è di 2,5 mm che corre su tutta la lunghezza della lama fino a rastremarsi in punta. La punta è estremamente sottile e questo ci consente di avere una punta molto agile e precisa durante il taglio. L'altezza è di 49 mm, nel punto più alto è di 49 mm. Vantaggi e svantaggi. Partiamo dagli svantaggi. Io ho riscontrato soltanto un solo svantaggio, ovvero se hai una mano troppo grande, questa parte un po' striminzita può risultarti un pochino scomoda a livello di presa. Adesso passiamo ai vantaggi. Una cosa che tendo a precisare subito, e bisogna notare, il dorso e il tallone sono ben arrotondati e questo ci consentono di avere un'impugnatura molto confortevole e di non farci venire alla mano le classiche vesciche dall'utilizzo di un coltello economico, come succederebbe con un coltello economico. Un'altra cosa molto importante, questo coltello è un laminato. Cosa vuol dire? Che le due guancette esterne sono in acciaio inossidabile e la parte del tagliente e in acciaio al carbonio. Quindi sostanzialmente noi avremo un coltello inossidabile con tutti i vantaggi dell'acciaio inossidabile, ma con i vantaggi, le prestazioni di taglio e di affilatura di un acciaio al carbonio. Perché la parte del tagliente è in acciaio al carbonio, ovvero in Aogami Blue Super con durezza di 62 HRC. Il punto di equilibrio è esattamente in questo punto. Cosa vuol dire? Impugnando il coltello in questo punto avremo un perfetto bilanciamento fra lama e manico. Caratteristiche che offrono i coltelli giapponesi, io ho riscontrato in tanti coltelli giapponesi, è proprio questo. Impugnandolo in questo modo si ha una perfetta bilanciatura fra lama e manico. Se noi arretriamo un po', quindi spostiamo il baricentro del coltello, avremo un coltello con un peso maggiore sulla lama. Cosa vuol dire? Che se noi dobbiamo effettuare delle lunghe sessioni di taglio, arretrando con l'impugnatura, possiamo sfruttare il peso della lama come possiamo sfruttare il peso della lama, il nostro vantaggio, quindi ci consente di tagliare grandi quantità di cibi stancandoci meno. L'acciaio, come abbiamo detto, l'acciaio è un Aogami Blue Super 62 HRC, è uno fra i migliori acciai al carbonio che possiamo trovare sui coltelli. Ha un'ottima, una lunga tenuta del filo e si affila davvero facilmente. Cos'altro dire? Niente. È un coltello top, secondo me uno fra i top, e se sei un collezionista, un appassionato, un casalingo o anche un cuoco professionista, ti consiglio di comprarlo. Ha una somma importante, ma il prezzo vale tutto il coltello. Se hai domande, scrivile nei commenti che io sarò felice di risponderti. Concludo qua il video. Grazie e alla prossima.